di rendicontare e ridurre i rimborsi vari. Per approvare questa legge basta usare un ditino, schiacciare il bottone verde e approvarla. Se noi andassimo a referendum domani su questa proposta di legge, un referendum popolare, io sono sicuro che non l'80 o il 90%, il 100% dei cittadini italiani voterebbe a favore. Noi l'abbiamo fatto anche senza bisogno di una legge. Io personalmente, come hanno fatto anche i miei colleghi, ho restituito 136.000 euro e invece di comprarmi un appartamento ho rispettato quello che avevo promesso quando mi sono candidato. E se il Partito Democratico vuole rinviare in commissione questa proposta di legge, non è per discuterne in futuro, ma è per affossare questa proposta di legge per sempre, per rinviare a mai la votazione, e questo rinvio in commissione equivarrebbe a bocciare la proposta. Fatevi un esame di coscienza e votate per i cittadini questa PDL. Grazie. È iscritta a parlare l'onorevole Di Battista, ne ha facoltà. Presidente, il giorno in cui il Movimento 5 Stelle porta in aula la legge per dimezzare gli stipendi dei parlamentari, i deputati del PD parlano rispettivamente di democrazia ateniese, suffragio universale, Virginia Raggi, congiura di Catelina e Alexandre Dumas. Proprio una roba straordinaria. E poi bastava anche vedere i loro volti, che erano piuttosto colmi di vergogna. Sembrava Fiano... Beh, è vero, eravate bianchi come se Bernini avesse lasciato... Onorevole Marroni, per favore, onorevole Marroni, grazie, grazie. Prego, cioè, è incredibile, in quest'aula fatta alla rovescia, le persone che non si sono mai tagliate un euro di stipendio accusano coloro che lo fanno di essersi tagliati poco. Oggi le chiacchiere stanno a zero, Presidente. Questa è una legge che si vota e si voterà domani. La domanda è, siete d'accordo a dimezzarvi gli stipendi, quindi guadagnare 3.000 euro netti, più spendere tutto quel che dovete spendere per l'attività politica, tutto quanto, senza restrizioni, però rendicontando e restituendo ai cittadini italiani tutto quello che non spendete per la vostra attività politica? È semplice, è questa la domanda, Presidente. Tutto il resto è congiura di Catilina, Alexandre Dumas, suffragio universale, Virginia Raggi e evidentemente anche Denis Verdini. Grazie. Grazie a lei, onorevole Di Maio. Grazie, Presidente. Noi stiamo chiedendo al partito di Matteo Renzi di fare una semplice cosa, votare sì ad una legge che dà 3.000 euro netti di indennità ai deputati e gli chiede di rendicontare tutti i rimborsi che verranno anche ridotti. E con questo facciamo risparmiare circa 80 milioni di euro ai cittadini italiani. Renzi dice che questa legge non funziona. Lo ha detto ieri. Questa legge dei 5 Stelle non funziona. Ebbene, il fatto che questa legge sia arrivata in aula con 3 anni di ritardo ci dà un vantaggio, quello di aver collaudato